Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A tutti buona serata. La preghiera a distanza, la chiamiamo così, è molto importante perché lo spazio, il luogo non ci proibisce di stare tutti insieme a pregare il Signore che ci ama. Occorre che noi ci mettiamo nel clima di chi si mette in contatto con Dio, qualche secondo per vivere questa esperienza spirituale con il Signore. Siamo nell'abbraccio che ci offre il Signore e vogliamo pregare il Salmo 117-116. O genti tutte lodate il Signore. Questo Salmo ha delle valenze molto importanti. Ci riporta a lodare Dio e a lodarlo Dio però richiamandoci a tutte le persone che vivono in questo nostro mondo, anche perché la situazione che si è creata è situazione di emergenza a livello proprio globale. Tutti quindi sono chiamati a dire al Signore: siamo il tuo popolo che tu ami e a questo punto ci affidiamo a te con la preghiera e con un cuore che vuole amarti come Padre misericordioso. Salmo 117-116. O genti tutte lodate il Signore, dategli gloria, voi popoli tutti, grande e fedele è il suo amore per noi, la sua amicizia permane in eterno. Il Salmo è letto, che poi pregheremo, è il Salmo più breve di tutti i Salmi. Lo chiamano anche un punto, piccolo punto del Salmo. E allora esprime dei concetti veramente belli. Ne voglio ricordare due fondamentalmente. Anzitutto la figura di Dio, che è tracciata con una fede unica, amore e fedeltà. Amore e fedeltà. Dio ci ama e ci è fedele. Occorre che noi pensiamo a tante nostre esperienze in cui il Signore ci ha comunque dato l'aiuto, la presenza, la benevolenza. E dopo questo Salmo riassume tutto il nostro passato, la nostra esperienza interiore e ci rende capaci di riconoscere chi è Dio per noi. La seconda cosa che voglio ricordare per me e per voi è che il Signore ci chiede di parlare, di pregare col cuore soprattutto. L'esperienza fatta dei doni di Dio ci dice: ecco, davanti a te che sempre ci accompagni, apriamo il nostro cuore, la fede, ci affidiamo a te. Guardiamo il testo del Salmo, in silenzio comprendiamo le parole e comprendiamo la nostra preghiera e l'amore che Dio ci porta. Thank you.
Terminiamo questa nostra preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Padre, poiché da ricchi non si canta, che almeno i poveri cantino, Signore, e facciano festa in nome di tutta la creazione e ti portino in dono le umili cose che hanno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buona serata a tutti.